discussione in consiglio del protocollo numero 49628 del 24/11/2015, recante situazione e ampliamento del cimitero. Allora, l'estensione, consigliere Fiasco, prego consigliere. Grazie Presidente. Do lettura della mozione. Il cimitero è un luogo sacro, un luogo dove ogni cittadino si reca per pregare un proprio caro. Nessuno ha il diritto di creare demagogia sui servizi cimiteriali. Purtroppo però, in quanto sta emergendo sull'ampliamento cimiteriale è preoccupante. Una delibera di giunta, la numero 137 del 19 settembre 2008, presentava una tabella rieducativa canone di concessione. Alcune delle voci come l'iscrizione sull'abile, fornitura lettere, portafiori, cura delle tombe, riporta cifre sose. Iscrizione sull'abile, fornitura lettere, euro 6, in base ad indici Istat, la cifra lettera è di 7,17 euro. Portafiori, euro 400, cura delle tombe, euro 300. Non è ammissibile che i familiari possano pagare cifre così esose. Ad oggi la situazione diventa ancora più complessa dal momento che la ditta che stava effettuando i lavori dell'ampliamento cimiteriale ha cessato il punto del cantiere chiuso. Doveroso che la collettività venga relazionata di ciò che stia accadendo. Inammissibile visionare un luogo sacro come il cimitero in una condizione di cantiere a cielo aperto senza nessuna certezza di vedere i lavori ultimati. Si chiede che il Consiglio Comunale impegni la Commissione Lavori Pubblici per affrontare la suddetta tematica e trovare una soluzione per quanto sta emergendo. Presidente, prima di fare il primo intervento chiedo gentilmente che qualcuno della maggioranza, in questo caso il sindaco, possa relazionare su una situazione vergognosa che sta colpendo la città di Frascati. Questo non è un intervento, Presidente, ma soltanto una premessa. Voglio far presente che proprio alle ore 13 una concittadina mi ha telefonato comunicando di aver versato una cifra di 42.000 euro di acconto per la tomba di famiglia. Ad oggi non ha saputo più nulla. 44.000 euro di acconto per un costo complessivo di 68.000 euro. Avete permesso una speculazione sulle fonti dalle amministrazioni Bosa alle amministrazioni di Tommaso, amministrazione Spalletta. Avete il dovere di relazionare quello che sta accadendo sul cimitero di Frascati e mi riservo per gli interventi. Grazie Presidente. Grazie consigliere Fiasco. Adesso la parola al consigliere Ceroni. Grazie Gesù. È chiaro che la situazione del cimitero di Frascati deve essere analizzata distinguendo le sue componenti principali. Ovvero in primis il fatto che la situazione non viene da questa attuale amministrazione, ma è in qualche modo il proseguo di una vicenda che ci precede. Che cosa noi possiamo dire del nostro operato? Il nostro operato si è trovato a dover in qualche modo avallato o meno il desiderio di proseguire i lavori. Si è deciso, nonostante i ritardi, nonostante i gravi ritardi, di seguire con attenzione e determinazione la via del proseguimento dei lavori attraverso la divisione dei lavori lotti. Ad oggi, grazie a questa scelta, noi abbiamo che l'esame dai depositi continuano ad essere traslati, sono cioè quelle emergenze che all'inizio avevamo in qualche modo avuto delle ritardi e rimane una problematica per quanto riguarda quell'esame che invece attendono i nomi di famiglia, perché a quanto mi risulta ancora l'unica parte che deve essere tra quelle realizzate che deve essere messa in deve avere l'approvazione insomma di agibilità è il caso di famiglia, però io credo che sia sulle attività di questa amministrazione, perché questa amministrazione in relazione a lavori fatti al cimitero, vorrei sottolineare il fatto che
se avessimo seguito altri pareri, altri consigli, avessimo stoppato i lavori in illo tempore, quando qualcuno dei pari dell'opposizione ci consigliava di seguire questa strada, probabilmente avremmo i nostri depositi stracolmi, disarmi, e avremmo sicuramente una situazione sociale più difficile da gestire. Invece questa emergenza fortunatamente è stata strutturata, perché credo che ogni persona ragionevole sia in grado di dire ciò. Rimane una problematica che stiamo ereditando da una situazione che in qualche modo ci precede, è una problematica comunque che va anche inserita all'interno di un giusto limite, all'interno di un giusto perimetro. Quando si va a fare i conti della serva e si notano i costi dei portafiori, della cura delle bombe, dei marmi, ci si dimentica però di dire che questo lavoro fatto in project ha permesso di vendere gli occhi 1.500 euro, lo stesso costo che hanno gli occhi comunali, cosa che nei comuni limitrofi non avviene, raggiungendo picchi anche di 10.000 euro al mese. Quindi io credo che insomma, la problematica c'è e sta è all'attenzione dell'amministrazione, che sta proseguendo un'azione amministrativa per portare a conseguimento l'intera opera. Tuttavia una problematica così forte, così importante, è stata subito affrontata da questa amministrazione, consentendo la penetrazione dell'emergenza, ed è stato possibile arginare l'emergenza mentre insomma il populismo di certa opposizione in nome di un moderati, la certa opposizione andava a soffiare su una tematica talmente cara, talmente sensibile alla cittadinanza come quella dei nostri defunti, che chiaramente a tutti ci rattrista per questa situazione, tutti siamo rattristati da non poter dare le migliori risposte, ma noi ragioniamo in termini assoluti, dobbiamo ragionare in termini relativi, si può dare il meglio di quello che è possibile, non il meglio in termini assoluti. E io credo che l'azione di questa amministrazione sia andata in questo senso, ovvero di cercare di dare quello che era possibile dare, e queste risposte sono venute. Grazie. Sì, grazie consigliere Ceroni. Ci sono altri interventi? Sì, consigliere Adotti. Grazie presidente. Ma il tema che ha sollevato Fiasco è un tema importante, è un tema anche ricorrente in quest'Aula. Importante certamente percepire la sua importanza, diciamo così, la sua essenzialità e anche la sua delicatezza, ricorrenza invece qualcosa di più importante. Su questo tema però troppo spesso l'attenzione di quest'Aula sotto vari profili, una volta diciamo così i costi, una volta l'organizzazione, una volta l'aspetto manutentivo, questa volta credo, Fiasco magari altri contribuiranno in questo senso, anche del futuro, qualche problema c'è. Ora Cerroni dà una spiegazione direi deliziosa, diciamo un po' più magica dell'assessore, quindi prendiamo quello che dice Cerroni anche per buono. Io a volte capo del cimitero di Frascati, il registro diciamo un livello contentivo del cimitero certamente superiore ad altri complessi del genere, anche se la comparazione non è molto semplice. A volte mi vengo a Verano, ci sono delle zone del Verano che sono molto ben curate, zone del Verano non sono affatto ben curate, anzi sono in condizioni vergognose, diciamo così, tra l'altro in un cimitero monumentale come quello del Verano. Frascati ha complessivamente un livello di attenzione perlomeno alla cura manutentiva che giudicherei buono, giudicherei comunque soddisfacente. Il problema è dove si va, perché rispetto a questa vicenda, al di là di trascinarsi fra varie amministrazioni, mi permetto di dire di centro-sinistra, però, che quindi hanno una loro connotazione anche una conseguenzialità storica, oggi la perimetrazione del cimitero per me rimane qualcosa di ancora abbastanza misterioso. Il destino delle attività in termini di opere pubbliche, ecco perché mi tolgo un pochettino l'assenza dell'assessore, forse faceva bene essere qui oggi, perché lei ha degnamente fatto le leggi e l'ha anche difesa, immagino come ha fatto bene a fare con un collega di lista, però poi c'è un problema di presenza su queste questioni. In termini di opere pubbliche, dove andiamo? Quello che abbiamo letto sulla stampa locale la scorsa settimana è sentito confermato, ci sono delle cose abbastanza gravi che leggiamo. Leggiamo di problematiche che riguarderebbero i soggetti.
cui abbiamo affidato, avremmo affidato il project. Se così è, l'assessore o il sindaco ci devono chiarire. Io mi ricordo in quest'aula, e non alzo i toni perché la vicenda merita la massima serenità, e proprio sulla base del documento che ha chiesto, sulla base del suo Cerroni, però merita anche chiarezza. Io mi ricordo varie rassicurazioni che ci sono state date dall'assessore su questa vicenda, dall'assessore Antonucci. Adesso vorrei conoscere dove si finisce, perché se c'è un problema che riguarda questo appalto, e cioè la sua concretizzazione, noi dobbiamo sapere, dobbiamo capire se i tempi dell'appalto si dilateranno, fino a quando, se andiamo ad altre soluzioni, se sono stati già acquisiti, signor sindaco, questo sarebbe il suo dovere, dei pareri velocissimi per capire se queste situazioni che stando alla stampa locale si sarebbero concretizzate incidono non tanto sulla qualità dell'appalto ma sulla possibilità di proseguire l'appalto. Quindi se questo è vero, cioè se questi profili sono veri, altrimenti per favore chiariteci e smentiteci, bisogna che qualcuno se ne faccia carico, perché qui non è più una questione di intervento più o meno pronto, diciamo così, sulle salme di deposito, ahimè, o di intervento manutentivo. Qui è un intervento strategico e su questa importante e delicatissima questione manca. Cioè manca un pensiero strategico, perché c'è una vicenda, dice Cerroni, innescata precedentemente, ma poi in questo senso si è in piena continuità, quindi mi precede, perché io lui in momenti di discontinuità, tra parentesi, l'ho vista quando il sindaco sul rendiconto ha detto che non era soddisfatto dei rendiconti precedenti, ma poi non ha fatto nulla per differenziare la situazione politica da quella che è venuta in precedenza, quindi vedo una continuità. Ora, se in questa vicenda siete in piena continuità amministrativa e anche politica sostanzialmente, voi dovete prendervi le responsabilità e chiarire che cosa succede e che cosa si deve fare, perché se ci sono notizie che appaiono sulla stampa e impattano un pochettino anche in termini, diciamo così, di evidenza, di preoccupazione, di allarme, ebbene che l'amministrazione venga in quest'aula già da subito oggi, sfruttando questa occasione, questo, diciamo così, elemento di riflessione che ha sollevato Fiasco in tempi precedenti, però per la mozione di Fiasco del 24 novembre, le notizie sono molto più recenti, chiarendo che cosa si pensa di fare. E non è che possiamo uscire da quest'aula oggi senza chiarezza su questi punti, perché adesso al di là dell'importantissimo elemento che incide poi anche sulle famiglie, su vicende che riguardano anche gli affetti, sul dolore e sulla sofferenza delle persone, però al di là degli elementi di iscrizione sulla lapide, portafiori oppure alle tombe, molto importanti, il problema è dove si finisce lo cimitero. Su questa questione non c'è più molto spazio per riflessioni che siano, come quelle di Cerroni, apprezzabili da un certo punto di vista, stiamo facendo il possibile, perché qui si concretizza una situazione che va affrontata. Rispetto a questa situazione, in termini legali e anche in termini, diciamo così, notiziali, prima notiziali e poi legali, bisogna che l'amministrazione dica qualche cosa, cioè ci chiarisca quali sono gli intendimenti dell'amministrazione su questo appalto, perché questo appalto, concessione, il segretario poi ci spiegherà la differenza, concessione, appalto, eccetera, eccetera, comunque ha una certa durata, prevederà probabilmente la consegna, sicuramente la consegna dell'opera a una certa data, cioè bisogna capire se ci sono degli elementi che si stanno innestando, stando a quello che ho, diciamo, avvertito sulla stampa, correggetemi se sbaglio, che non c'è volontà naturalmente di dare un'informazione distorta da parte di nessuno, ma se c'è questa preoccupazione va immediatamente affrontata. Quindi oggi la discussione non è una discussione sul costo della lapide, sull'iscrizione o sulla cura, è una discussione strategica su una questione estremamente importante, che può essere una questione altrettanto emergenziale rispetto a quelle che, per esempio, ricordava Cerroni. Io quando sono stato assessore al demanio, oppure di comprendere il demanio cimiteriale, mi sono trovato di fronte a questioni emergenziali che risolvemmo a suo tempo e facemmo delle operazioni che riguardavano appunto le emergenze. Però qui c'è una questione strategica molto importante rispetto alla quale il livello comune è piuttosto considerevole. Ed è una questione che vede una terza parte, cioè vede l'impegno del comune, un altro soggetto, un attuatore, diciamo così, e poi i cittadini. Questi cittadini hanno il diritto di sapere che cosa succederà in questo caso. Vedete, io lo dico con molta chiarezza e anche molta pacatezza in queste ore, proprio perché ci sono amici che magari possono apprezzare questo ragionamento. In queste ore riparte la solita carizza, a volte così, a volte, diciamo,
po' superficiale su chi fa più opposizione anche dalle parti mie, chi la fa meglio, chi strilla di più, chi riceve i telefonati, chi guarda i manifesti, chi legge, eccetera, eccetera. Io credo che i fatti parlano per le persone. Poi ci sono dei momenti di allontanamento, c'è la discussione, c'è il dibattito, c'è in qualche modo anche la difficoltà di comprendersi, ma i fatti parlano per le persone. E per quanto mi riguarda, e riguarda colleghi che sono qui e altri che sono stati qui, i comportamenti dal punto di vista della scelta di stare in maggioranza e in opposizione sono stati deplorabili. Però su una questione come questa io non mi sento di alzare la voce a mille, non l'ho fatto Fiasco, non l'ho fatto Cerroni, non lo farò io e spero che non faccia nessuno, ma pretendo, sottolineo, pretendo chiarimenti e spiegazioni dall'amministrazione, che mi dispiace Claudio, in questo senso l'unico senso in cui dissento da te fondamentalmente, devono essere qui rappresentati dal sindaco di Vicenza e dall'assessore ai pubblici non viene. E su questa questione credo che adesso sta arrivando benissimo, su questa questione credo che qualcuno, uno dei due ci debba dare qualche spiegazione, perché noi apprendiamo come altri apprendono giornalisticamente, io prendo giornalisticamente anche i manifesti, però apprendo anche di questioni importanti, di dati più serie, più sostanziali come queste. L'amministrazione credo che debba essere cosciente. Se ne è cosciente, dica qualche cosa, Favelli dimostri immediatamente un intendimento, una chiarezza, perché su queste questioni non si può scherzare. Ricordo che, da ultimo, questo accomuna anche l'esperienza di qualcuno, diciamo così, più senior di militanza in quest'aula, con tanto di età, ricordo che queste questioni furono affrontate con molta decisione addirittura ben prima dell'avvento della giunta Bossa, quando il Molinari volle occuparsi di queste questioni molto seriamente e molto efficacemente, se non ricordo male. Questa è una questione che va sottolineata, c'era Zuccio, c'era Anna Maria, c'era un altro. Quindi credo che possiamo ricordare che su questo un'attenzione c'è sempre stata, io credo anche da parte di tutti, però una scelta strategica è una scelta strategica che voi non avete smentito, o che finalmente fosse stato possibile farlo. È una scelta che avete confermato e in continuità amministrativa con la precedente giunta ne avete anche la responsabilità. E siccome viva Dio, signor sindaco, governate, stasera per cortesia lei e l'assessore Carpello ci chiarissiano qual è lo stato dell'arte, perché non è che si può andare avanti.